Ciao! Poche ore fa mi è arrivata la richiesta di un self tape da fare. Ora ti racconto come affronto questa opportunità. Un po' più da imparare, ma stai su. Se per dopo i signori gradiscono... Gradirei moltissimo la tua iscrizione al canale, ma anche l'attivazione della campanellina. Tu gradisci? La convocazione per questo casting è arrivata attraverso il portale eTalenta. È un sito con molte funzionalità gratuite ed è utilizzato da tanti casting director. Si tratta di un casting per una serie TV, quindi ho lo stralcio di un copione da imparare e un personaggio da interpretare. Ed essendo un provino cinematografico, Artisti 7607 mi riconoscerà un contributo. Non lo fanno solo per me, lo fanno anche per te. Guarda il link in descrizione. Insomma, qui c'è un copione da imparare. È il copione di un dialogo, quindi la prima cosa che devo fare è trovare una spalla. Che cavolo stai dicendo, Willis? La spalla è un tuo amico, un tuo parente oppure un tuo vicino di casa che ti dà una mano a fare il provino interpretando le battute dell'altro personaggio. Nel mio caso, ho scelto un allievo. I don't know. Resisti alla tentazione di fare un self-tape dialogato da solo, lasciando il vuoto quando dovrebbe parlare l'altro personaggio. Io ho fatto anche questo. Infatti una cosa del genere sarebbe totalmente innaturale, ma soprattutto il casting director vuole vedere anche il tuo piano di ascolto. Quindi o trovi qualcuno oppure non sprecare nemmeno il tempo di girarlo il self-tape, perché non ti prenderanno certamente in considerazione. Questo provino che ho deve essere recitato in inglese, quindi è un po' più difficile per me non essendo esattamente un madrelingua. In questi casi rivolgiti a qualcuno che conosce bene la lingua e fatti dare una mano per cercare di trovare un'interpretazione delle parole che sia accettabile. How about gauging the mood here first? Del resto non è che gli americani quando recitano in italiano siano proprio dei fenomeni, eh? Comunque sanno che stanno provinando un italiano e sanno anche che noi altri con l'inglese non è che ci andiamo proprio d'accordissimo. Cerchiamo però di essere almeno ascoltabili. Impara bene il testo. Quando dico bene, intendo che le battute le devi saper ripetere anche sotto tortura e devi sapere anche cosa fare mentre dici le battute. Per questo vi chiedo la gentilezza di spegnere i cellulari e togliere le batterie. E devi sapere anche cosa fare mentre ascolti le battute della tua spalla. Mi spiace. Qui la batteria non si può togliere. Allestisci il set. Non ti serve una videocamera da 5.000 euro. È sufficiente un cellulare. Stai attento però che si raccolga bene anche l'audio, infatti le battute si devono sentire. L'inquadratura deve essere su di te. Evita di imbastire un'inquadratura dove si vede anche il tuo compagno. È la tua di recitazione che vogliono vedere. Mi spiace esordire con una cosa scontata, ma voglio chiarire sin da ora che questo colloquio non c'è mai stato. Confido che nel vostro ramo questa sia una prassi normale. Fai in modo di essere inquadrato in primo piano. Quello che interessa sono le espressioni del volto. Non le possono vedere se sei inquadrato in un campo lungo. Fai in modo che la luce sia buona, non ti puoi mettere in controluce, altrimenti non ti si vede chiaramente. Non guardare in camera. Il tuo sguardo dovrà essere negli occhi del tuo partner, che sarà accanto alla camera, non troppo distante, altrimenti finisce che sei inquadrato di tre quarti o peggio, di profilo. Ma soprattutto, metticela tutta. È un colloquio di lavoro e può essere la tua occasione. Girala tante volte e dai il meglio di te. Fatti dare una mano da qualcuno per scegliere quale ciak mandare. E mandane solo uno. Se proprio ne hai due molto diversi, mandane un paio. Ma non inondare il casting director con i tuoi self-tape. E gira anche un self-tape di presentazione. In questo video ho spiegato come fare. Impegnati. In questo lavoro, come in tutti, del resto, occorre dare il meglio di se stessi. Poi, purtroppo, la scelta degli attori non compete a te. Ma almeno tu ci avrai provato seriamente e non avrai nulla da rimproverarti. E una volta che hai mandato il self-tape, non pensarci troppo. È un lavoro difficile. Qui ti spiego il perché. Commenta qui sotto, come ha fatto Pietro, sul video dei self-tape. E magari, siccome certamente qualcosa ho dimenticato, chiedi qualche specifica. E poi, hai già guardato gli altri video sul canale? Fossi in te, un'occhiatina la darei. Ciao! Quindi ho lo stralcio di un copione. Bravo, Trombino.